Buonasera a tutti. Dico buonasera perché sono ormai le 8. Io mi sono svegliata poco fa e adesso ho una faccia pessima e i capelli pure sono pessimi. Sto per andarmene in palestra a quest'ora. Non ho voglia di oziare sul divano stasera, me ne vado in palestra. In questi giorni sono parecchio giù di morale, come sempre, quando mai io sono felice. Comunque mi sto preparando per andare in palestra, come ho già detto poc'anzi, e voglio farvi vedere anche il mio nuovo piercing. Ma non posso farvelo vedere così, perché se no YouTube mi blocca. Quindi mi vesto e poi ve lo faccio vedere. Adesso che sono a mezza... No. Vabbè, cambierò poi la maglia. Comunque, ora che sono mezza vestita, con i capelli sempre... Tifosi, sembra che non ce li ho proprio i capelli. Ares, un attimo. Cercherò di farvi vedere il piercing. Come detto, non ve lo posso far vedere direttamente, ma spero che si veda. Comunque, il registro è abbastanza trasparente, dovrebbe vedersi. Ho fatto il piercing al capezzolo. Si vede la pallina? Sì. Ok. Comunque, mi piace tantissimo, ha fatto un male che non vi dico, un male assurdo. Se ci ripenso non lo rifaccio. Comunque, avevo più in mente di farlo anche all'altro, ma visto il male è meglio evitare. Direi proprio di no. Comunque, adesso mi cambio di nuovo la maglia, mi cambio anche i pantaloni perché fuori nevica e fa freddissimo, quindi non penso di andare con i leggings. Vado in palestra a quest'ora perché tanto la mia palestra è aperta fino a mezzanotte. Cosa c'è? Cosa c'è? Vieni qua. Vieni, puzzetta. Vai a vedere come sei bella. Guardate che bella miccia. È tutto pelo. 1,5 kg di pelo. Ares. Cosa c'è che miagoli? Cosa c'è? Cosa c'è? Esci da lì. Esci. Comunque, vi stavo dicendo. Dato che la mia palestra è aperta fino a mezzanotte, vado adesso perché, come vi ho detto, l'ho detto, non mi ricordo. Io ho smontato dalla notte, ho dormito fino alle 7 e quindi penso che non andrò a dormire alle 10, ma penso che andrò a dormire alle 5 del mattino. Quindi ho un po' di tempo da sprecare, sveglia e soprattutto devo stancarmi perché se non mi stanco non vado a dormire.
l'unica in tutto lo spogliatoio. Sono ormai le 10:30 di sera, ovviamente. E io me ne sto per andare a casa. Sono stanchissima. Oggi sono riuscita a riprendere in mano il bilanciere per fare gli squat, perché ultimamente lo facevo solo con un manubrio. E oggi ho detto, proviamo a rifarli con... proviamo a rifarli con col bilanciere. E ho caricato 10 kg in tutto. Con la sbarra sono 18 kg. Devo ritornare in forma, diciamo, perché una volta sollevavo 50 kg. Adesso non ci riesco più. C'è anche da dire che prima facevo 3x8, adesso faccio 3x20, che è più faticoso, con solo 30 secondi di riposo. Invece prima avevo 1 minuto e mezzo. Comunque mi ritengo abbastanza soddisfatta. Mi spoglio, mi cambio e ci vediamo poi a casa. Ok, sono uscita dalla palestra, sto aspettando il pullman per andare a casa, perché ha nevicato e già all'andata me l'ero fatta a piedi. Sto cercando una luce, ma non c'è, ecco. Già all'andata me l'ero fatta a piedi e ho rischiato di ammazzarmi. Non voglio rischiare di ammazzarmi anche dopo la palestra, dato che le mie gambe non ce la fanno più, sono stanchissime. Prima, mentre facevo gli addominali, mi tremavano da morire. Dovrebbe passare tra poco, mi sembra di vederlo. Vediamo. Sì, arriva. Ci vediamo poi a casa, così mi faccio anche una doccia. Allora, prima di fare la doccia, faccio lo spuntino post workout, che consiste in 150 grammi di albume. Dovrei mangiare anche le prugne, ma non le ho momentaneamente. C'è un caldo assurdo. Fa caldissimo. Metto un micro goccio d'olio e lo vado ad asciugare con la carta. Aspettiamo che si cuocia, c'ho una fame. Oh, devo fare la doccia e poi devo preparare ancora la cena. Stasera per cena ci saranno i gnocchi e li faccio con i gamberetti. Se trovo una zucchina, anche la zucchina. Bagno è diventato una sauna, non è più un bagno. Freddo, 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 freddo. Ho tantissimo freddo. Mi sento una vecchia. Adesso mi asciugo un pochino. Poi vado a preparare la cena, anche c'ho una fame pazzesca. Ok, non sarà il piatto più bello del mondo, ma io ho una fame assurda.
Comunque, alla fine non ho trovato le zucchine, quindi ho optato per dei piselli. Quindi, gnocchi, piselli e gamberetti. Nel frattempo, su Netflix mi sto guardando Zootropolis, essere bambini dentro a 25 anni. Comunque, buon appetito, anche se è mezzanotte e un quarto. Comunque. Allora, io ho finito di mangiare, cioè ho finito, non è che ho finito adesso. Sono le 2 di notte, io ancora non ho sonno. Penso che mi guarderò un altro film e poi cercherò di andare a dormire. Niente, vi do la buonanotte. Spero che, come sempre, questo vlog vi abbia tenuto un pochino di compagnia. Se è così, lasciate mi piace e iscrivetevi al canale schiacciando il bottoncino qui sotto. E se volete rimanere aggiornati con i video che carico, attivate la campanella. Per oggi è tutto, vi mando un enorme bacio. Ciao!